Buongiorno a tutte e buongiorno a tutti. Allora, oggi parliamo di contenuti extra rispetto alla puntata di Antonella che avete tutti guardato su Real Time in Cambia con me. Allora, perché contenuti extra? Intanto perché la puntata è stata straguardata da tantissimi e quindi vuol dire che l'argomento della rinascita interessa molte donne. E poi perché ovviamente per i tempi televisivi alcuni argomenti non si possono approfondire, quindi magari sono stati appena toccati e mi interessa invece approfondirli con voi. Per esempio, in particolare, quello che riguarda il test cromatico e la fisicità. Andiamo a vedere insieme il test cromatico. Eccoci qui davanti alla nostra bellissima cartella colori. E naturalmente per Antonella ho provato tutti i 40 colori che corrispondono a toni chiari, neutri, medi, forti, intensi e saturi. E per appunto per tempi televisivi ho soltanto concentrato gli argomenti su quelli che mi interessavano particolarmente. Ma cosa ho individuato in Antonella? Intanto per il suo incarnato, che era un incarnato piuttosto caldo, probabilmente anche un po' abbronzato, ma dal sottotono caldo, e il colore dei capelli particolarmente saturo e intenso, un colore scuro, quasi un numero uno, quindi un nero piuttosto corvino. I toni decisi, quindi voglio dire i toni più intensi e più consistenti, erano quelli che la valorizzavano maggiormente. Ovviamente parliamo del tangerine, del poppy red, del burgundy, di tutti i colori dei purple red, ecco perché mi sono concentrata su questi, del blue royal, del blue midnight, del verde cipresso, del british green e quant'altro. Tutti gli altri toni, toni medi, toni neutri, toni un po' inconsistenti, non la valorizzavano. Perché mi sono concentrata su queste tonalità? Perché Antonella aveva bisogno di una grande rinascita e quindi il colore viola, il porpora e tutto quello che fa parte di questa gamma dona una grande ispirazione, soprattutto un'ispirazione legata al forte cambiamento. Andiamo a vedere insieme perché ho scelto un abito per lei e per quale silhouette ho pensato al suo fisico. Andiamo! Ho scelto per Antonella questo abito, è un abito in satin, ovviamente di pura seta, che ha sul punto vita un effetto di punto smock, cioè un'arricciatura creata proprio da una cucitura e quasi un ricamo. Perché questa silhouette? Intanto perché Antonella è una fisicità sirena, quindi cosa significa? Vabbè, molto snella nel caso suo, ma vita piccolina, seno abbastanza pronunciato e fianchi piuttosto rotondi, naturalmente proporzionati alla sua silhouette. Quindi il punto vita è quello che ho voluto evidentemente e fortemente mettere in evidenza. Però per il fatto stesso che lei ha questa magrezza un po' eccessiva, ho creato e ho giocato con un abito che in realtà dona volume paradossalmente. Quindi vedete questo movimento di drappeggio sulla parte alta e l'effetto della gonna, che è una gonna plissé soleil, a ruota sul fondo. Quindi cosa ho creato? Ho creato più volume sul suo fisico e invece sottolineando un punto vita straordinario. Poi ho applicato una cintura gialla giusto per sottolineare appunto la silhouette di questa proporzione magnifica che si era creata e naturalmente un tipo di femminilità un po' romantica perché Antonella aveva bisogno anche un po' di sognare, infatti questo abito le è piaciuto particolarmente. Ragazzi, allora direi che i tre argomenti che mi avete chiesto da sottolineare, da approfondire, direi di averveli spiegati. A questo punto vi suggerisco di andare a rivedere la puntata che è già online su Dplay Plus e sul web, quindi la guardate in qualsiasi orario del giorno, della notte, come preferite, ve la riguardate e se c'è qualche domanda specifica, qualche curiosità, qualcosa che per tempi televisivi non siamo riusciti a soddisfare come richiesta, io sono sempre qui a vostra disposizione. Quindi buona visione con Cambia con me e viva la rinascita di tutte le donne!